Ciao Luci, oggi insieme faremo questo bellissimo challe. Ne sto facendo un evento sul mio gruppo Facebook Creando con Luci, il mio primissimo evento, non ne avevo mai fatti. Avevo fatto questo challe, stavo facendo questo challe, mi hanno chiesto il tutorial e io ho deciso, prima di farci il tutorial, di farlo diventare un evento step. Quindi partirò appunto mettendolo sul mio gruppo Facebook e poi rendendolo pubblico a tutti sul mio canale. Ecco qua, io devo dire che è molto semplice questo challe, è composto da punti semplicissimi, bisogna solo stare attenti a qualche piccolo accorgimento, ma devo dire che è molto molto semplice e adatto anche per i principianti, perché veramente si usano punti base dell'uncinetto. Io ho usato questo bellissimo filato, purtroppo non ho più il talloncino perché sono arrivata alla fine del mio filato e ho dimenticato di tenerlo, però vi posso dire che è della Ice Yarns ed è il bambù viscose, bellissimo, soffice, liscio, veramente un bel filato. Ho deciso di farne uno scialle perché l'avevo preso da Italia Artisan all'inizio della scorsa stagione e volevo farne un capo estivo, però nonostante sia soffice, morbido e anche abbastanza fresco, perché tutto sommato è abbastanza fresco come filato, perché la viscosa comunque è abbastanza fresca, il bambù anche, però la viscosa lo rende leggermente pesante, proprio al capo finito è molto pesante perché è un filato che pesa un po'. E quindi ho deciso di farne uno scialle che può essere usato appunto sia per le stagioni calde, la sera quando c'è il freschino, sia in quelle fredde quando effettivamente ci si vuole mettere qualcosa sulle spalle, oppure usato come battus, perché questo io lo userò come battus in quanto non lo farò eccessivamente grande, usato come battus su giacche, capottini, insomma un po' così, un po' adatto alle varie all'occorrenza, ecco. Bene, passiamo subito al tutorial. Iniziamo il nostro scialle facendo un anellino magico in questo modo e quindi partiamo con 3 catenelle, una, 2 e 3 catenelle. Andiamo a fare altre 2 maglie alte all'interno del nostro anellino magico, quindi una e 2. Adesso lo stringerò un pochino perché vedete mi scivola ed è fastidioso da lavorare in questo modo. Facciamo 3 catenelle. Ora di nuovo altre 3 maglie alte all'interno del nostro anellino magico. Una, 2 Tiriamo il nostro anellino e andiamo a chiuderlo. Ecco qui, e abbiamo fatto il nostro primo giro. Ora facciamo 3 catenelle per il nostro secondo giro. Voltiamo e nella primissima maglia andiamo a fare il nostro primo aumento. Quindi, oltre alle 3 catenelle, sulla prima maglia lavoreremo anche la prima maglia alta. Quindi, in realtà la seconda, perché la prima è sostituita dalle catenelle. Ora lavoriamo una maglia alta su ogni maglia alta sottostante fino ad arrivare all'archetto da 3 catenelle. In questo modo, nell'archetto da 3 catenelle andremo a fare 2 maglie alte, quindi una e 2, 3 catenelle e 2 maglie alte, una e 2. Ora
su ogni maglia alta sottostante andiamo a fare una maglia alta, quindi 1, 2, e ovviamente sulla sull'ultima maglia alta andiamo a farne 2, perché dobbiamo rifare l'aumento in questo modo. Quindi al termine del secondo giro ci ritroveremo con 2, 3, 4, 5, 6 maglie alte da un lato, 3 catenelle, 6 maglie alte dall'altro. Quindi ora andiamo a fare così 5 giri. 5 giri totali e ci ritroviamo appena fatti questi 5 giri. Questo è quello che avremo al termine del quinto giro. Allora, se vi è più facile per contare i giri, contate gli angoli. Vedete, i fori degli angoli sono molto evidenti e quindi si riesce bene a contare i giri. Vedete, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi, arrivati al termine del quinto giro, noi saremo sul davanti del lavoro. Ed è molto importante questa cosa. Se voi volete cambiare il numero dei giri, ricordatevi che per fare il giro il sesto, quello che io chiamerò sesto perché di fatto è il mio sesto giro, dovrete essere sul rovescio del lavoro per eseguirlo, perché così poi vi risulta sul davanti. Allora io vado a fare 3 catenelle, volto il lavoro e vado a fare sempre il mio aumento qui. Dopodiché vado a lavorare tutte le maglie alte sottostanti a rilievo davanti in questo modo. Quindi entriamo tra la maglia che dobbiamo lavorare e la maglia successiva, ecco qui, ecco qua, entriamo in questo modo. Quindi tra quella che dobbiamo lavorare spuntiamo fuori tra questa e quella successiva, passando da, infiliamo l'uncinetto davanti così, abbracciamo da dietro la maglia, usciamo, carichiamo e concludiamo normalmente la maglia alta come se fosse una normalissima maglia alta. Di fatto lo è semplicemente dove facciamo entrare l'uncinetto che è diverso, ma la lavorazione della maglia è la stessa medesima, quindi in questo modo, ecco qui, quindi le lavoriamo tutte fino al nostro angolo in questo modo. L'ultima, dopodiché nell'angolo lavoriamo normalmente 2 maglie alte, aspettate che l'ho presa male, ecco qua, 1 e 2, 3 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Ricominciamo scendendo a lavorare le maglie a rilievo, quindi carichiamo, prendiamo la prima dopo l'angolo a rilievo e come essa tutte le altre in questo modo fino ad arrivare ovviamente all'ultima maglia dove faremo normalmente l'aumento come fatto finora. Sull'ultima maglia ovviamente ne lavoriamo 2 perché dobbiamo fare l'aumento in quanto lavoriamo in maniera speculare, quindi questo è quello che avremo al termine del nostro sesto giro. Ora andiamo a fare il nostro settimo giro in questo modo. Allora facciamo 4 catenelle invece che 3, quindi 1, 2, 3 e 4 catenelle, voltiamo il lavoro e facciamo una catenella in più che sarà di separazione,
Carichiamo due volte il filo sull'uncinetto e sulla maglia successiva, quindi sulla seconda maglia sottostante, andiamo a fare una doppia maglia alta. Una catenella, carichiamo due volte, saltiamo una maglia sottostante, nella seguente andiamo a fare una doppia maglia alta. Una catenella per saltare una maglia sottostante, nella seguente andiamo a fare la doppia maglia alta, di nuovo catenella, avvolgiamo due volte, saltiamo la maglia sottostante, nella seguente una maglia alta. Solo nella primissima abbiamo lavorato due maglie vicine, perché? Perché qui avevamo l'aumento da fare, quindi la catenella sostituiva, la catenella di separazione andava a sostituire l'aumento, e nella maglia successiva abbiamo fatto la doppia maglia alta normalmente. Quindi abbiamo lavorato solo all'inizio due maglie vicine. Per il resto del giro si lavora una maglia sì e una si salta, una maglia e una si salta. Ho voluto spiegarlo perché potrebbe sembrare un errore, in realtà è proprio così la lavorazione. Quindi ora andiamo avanti a fare doppie maglie alte e catenelle fino all'angolo e vi faccio vedere come si procede. Se tutto è stato fatto correttamente, l'ultima doppia maglia alta di questo lato andremo a farla proprio sulla maglia precedente all'angolo. Quindi andiamo ad eseguire questa doppia maglia alta, dopodiché facciamo una catenella, carichiamo due volte, facciamo una doppia maglia alta all'interno dell'angolo, 3 catenelle, di nuovo carichiamo due volte il filo, andiamo a fare una doppia maglia alta all'interno dell'angolo, una catenella, carichiamo due volte il filo e andiamo a lavorare sulla prima maglia alta in uscita dall'angolo. Quindi andiamo a lavorare la nostra doppia maglia alta, catenella, e ricominciamo così a saltare sempre una maglia sottostante, a lavorare in quella successiva la doppia maglia alta. Quindi in questo modo, catenella, carichiamo, saltiamo una doppia maglia alta, catenella, di nuovo saltiamo una doppia maglia alta. Andiamo a terminare il nostro settimo giro in questo modo. Nella penultima maglia andiamo a fare la nostra doppia maglia alta in questo modo, dopodiché catenella e una doppia maglia alta sull'ultima maglia alta sottostante. Ecco qui che abbiamo finito il nostro settimo giro. Ecco qua. Ora andremo a fare dei giri di riempimento. 4 per l'esattezza, dove vi farò vedere cosa fare. Allora andiamo a fare 3 catenelle, voltiamo e ovviamente facciamo l'aumento, quindi sulla primissima, a fianco alle 3 catenelle, andiamo a fare la nostra maglia alta, dopodiché andiamo a lavorare negli archetti e sulle maglie, tutte delle maglie alte, quindi maglia alta sulla maglia alta all'interno dell'archetto, maglia alta sulla maglia alta e maglia alta all'interno dell'archetto, così fino a lavorare tutto come prima. Quindi andiamo a rifare questi giri pieni. Quindi adesso vado avanti per questo pezzettino, vi faccio vedere l'angolo e poi andremo a fare 4 giri, appunto. Quindi questo sarà il primo più altri 3, tutti nello stesso modo. Quindi effettuata anche l'ultima maglia alta sulla doppia maglia alta sottostante, non facciamo altro che fare quello che è fatto finora. Quindi all'interno dell'angolo 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte. Dopodiché maglia alta sulla doppia maglia alta sottostante, maglia alta nell'archetto. E di nuovo così fino a discendere su quest'angolo. Quindi faremo così il giro 8, il giro
9, il giro 10, il giro 11 ed il giro 12, quindi tutto a maglie piene e ci rivediamo per il giro 13. Eccoci arrivati al giro, io ho finito adesso il giro numero 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, eccolo qua. Quindi andiamo a fare insieme il giro numero 12. Il giro numero 12 sarà così. Allora, facciamo le nostre 3 catenelle, voltiamo il lavoro e facciamo l'aumento. Quindi sulla prima maglia facciamo l'aumento. Dopodiché carichiamo e lavoriamo la prossima maglia e quella dopo a rilievo davanti, quindi in questo modo una e una due. La successiva la lavoriamo normalmente a maglia alta. Ora altre due a rilievo, una e due. Di nuovo la successiva alta normale, altre due a rilievo. Come vedete, abbiamo iniziato il punto waffle. Ecco qua, la successiva maglia alta normalissima. Quindi di nuovo 2 a rilievo, scusate, e una normalissima. Ero uscita dall'inquadratura. 2 a rilievo, una e due e una maglia alta normale. Quindi proseguiamo così fino al nostro angolo. Se avrete fatto tutto giusto, vi ritroverete a dover fare a rilievo le ultime due prima dell'angolo. Quindi io vado a farle a rilievo, ecco qui. Dopodiché lavoro normalmente l'angolo, quindi all'interno dell'angolo vado a fare le mie due maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte, quindi normalmente come se non avessimo fatto punti a rilievo fino ad ora. Dopodiché ricomincio a lavorare a rilievo con quella subito in uscita dall'angolo, quindi una e due. E la successiva una normalissima maglia alta. Di nuovo 2 a rilievo, e la successiva una normalissima maglia alta, quindi fino a discendere da questo lato. Una volta giunti in fondo, lavorerete ovviamente la terz'ultima, la penultima a rilievo e ovviamente sulla prima farete la maglia alta più l'aumento. Ecco qua, finito il nostro giro. Ora andiamo a fare 3 catenelle che saranno la prima maglia alta, voltiamo il lavoro e andiamo a fare l'aumento. Dopodiché lavoreremo quindi la seconda maglia in realtà, perché sulla prima abbiamo lavorato le 3 catenelle e l'aumento, ma la successiva all'aumento la andiamo a lavorare a rilievo. Dopodiché facciamo il contrario di ciò che abbiamo fatto fino adesso, quindi andiamo a farne 2 maglie alte normali e una maglia alta a rilievo, perché andremo a lavorarle così come si presentano. Vedete che qua le maglie rimangono più interne e qua ce n'è una che sporge. Quelle più interne le lavoreremo normali a maglia alta e questa che sporge la prenderemo
a rilievo e quindi continueremo quello che è il nostro punto waffle. Quindi andiamo avanti a lavorare questo giro di maglie tutto come si presenta. Ecco quello che ci troveremo una volta arrivati vicino all'angolo. Quando arriveremo vicino all'angolo avremo due maglie lavorate a dritto, quindi normalmente prese da sopra, e ci rimarranno solo due maglie prima dell'angolo. Ne lavoriamo una a rilievo, in questo modo, una, quindi quella prima dell'angolo la lavoriamo normalmente presa da sopra, dopodiché facciamo l'angolo come fatto fino ad ora, quindi due maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. La prima maglia uscendo dall'angolo la lavoreremo normalmente, dopodiché la successiva a rilievo. Di nuovo 2 maglie alte normali, di nuovo ricominciamo a lavorare così come si presentano, quindi la prossima a rilievo e così via fino a scendere lungo tutto questo lato. Arrivati quindi alle ultime maglie, ne abbiamo, quindi ce ne rimangono 4 da lavorare dopo quella a rilievo, ne abbiamo 2 a dritto, scusate, le chiamo a dritto ma in realtà sono maglie alte normalissime, una, quindi la penultima a rilievo e ovviamente l'ultima con l'aumento. Ecco qua cosa avremo al termine di questo giro. Come potete vedere avremo la prima riga di punto waffle. Ora andiamo a fare le prossime due, i prossimi due giri sempre a punto waffle e saranno il giro 14 ed il giro 15. Quindi vi sto dicendo il numero dei giri proprio perché così avete proprio modo di fare il lavoro identico al mio. Visto che nello scorso challenge c'erano stati dei problemi proprio per via dei giri, ci tengo che siano gli stessi precisi giri, anche perché essendoci di mezzo il punto waffle che ha bisogno di un determinato multiplo, abbiamo necessità che venga fatto sempre negli stessi giri, altrimenti potreste non ritrovarvi con il numero di maglie per poterlo effettuare correttamente. Quindi andiamo a fare i prossimi due giri. Quindi facciamo 3 catenelle per alzare il lavoro e sarà la nostra prima maglia alta, voltiamo e andiamo a fare l'aumento sempre sulla prima maglia. Ora andiamo a vedere esattamente che cosa abbiamo sotto. Quindi cosa abbiamo? La prima maglia dovremmo lavorarla a rilievo, perché vedete, adesso vi faccio vedere, c'è una logica in quello che vado a fare. Praticamente vi ritroverete sulla prima maglia l'aumento, la seconda la lavoreremo a rilievo. Perché? Perché adesso c'è l'alternanza inversa a quella che abbiamo avuto prima, quindi dobbiamo avere solo una maglia alta e due a rilievo. Quindi se noi vediamo che qua c'è una maglia alta normale sotto, ovviamente questa la dobbiamo fare a rilievo. Un pochino sporge, quindi non dovreste sbagliare, però nel caso, e io vi dico che la logica è questa, nel senso che andiamo a lavorare a ritroso ma guardando il lavoro come si presenta. Quindi ora, passato appunto lo scoglio della partenza, andiamo a lavorare tutto esattamente come si presenta. Quindi maglia alta la vedrete perché rientra e le due maglie a rilievo le vedrete perché sporgono.
Quindi facciamo così tutto questo giro fino ad arrivare all'angolo. Prima dell'angolo vi ritroverete con questa lavorazione. Voi vedrete che avrete le ultime due a rilievo e poi ovviamente vi rimangono delle maglie lavorate. Voi le lavorate come se steste facendo il punto waffle ex novo. Quindi da dove si interrompe quello sotto, noi proseguiamo facendolo come se qua ci fosse. Quindi l'ultima maglia dopo le due a rilievo l'abbiamo fatta dritta. Anche se sotto sono lavorate dritte, noi le andremo a lavorare a rilievo in questo modo. Dopodiché faremo l'ultima prima dell'angolo lavorata a maglia alta normale, facciamo l'angolo normalmente, quindi due maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte. E ora facciamo la stessa cosa medesima fatta dall'altra parte. Quindi se l'ultima l'abbiamo lavorata dritto, la lavoriamo a dritto. Scusate, io continuo a dire dritto, ma in realtà è maglia alta normalissima. Ovviamente per ricreare il punto le prossime due dovranno essere a rilievo. Una e due. La prossima sarà una maglia alta normale e a questo punto, se avete lavorato giusto, vi dovete ritrovare a lavorare le maglie così come si presentano. Quindi ora ne abbiamo due a rilievo. E poi una lavorata a maglia alta normale. Vedete, torna tutto, perché a un certo punto all'inizio e alla fine il punto nel giro precedente non c'è, lo dobbiamo andare a ricreare con le maglie che sono state fatte nuove dal giro precedente, ovviamente. Quindi finiamo questo giro lavorando in maniera speculare, quindi come fatto da questo lato lo andiamo a rifare anche da questo. Questo è ciò che avremo alla fine del 14° giro. Vedete, abbiamo fatto anche, ve lo alzo che così in controluce si vede meglio, abbiamo anche il nostro punto waffle fatto. Quindi a questo punto andiamo a rifare un altro giro, quindi anche il 15° giro a punto waffle, e dovremo lavorare con lo stesso sistema fatto finora, quindi andare a lavorare così come si presentano le maglie, ovviamente ricreandole all'inizio e alla fine dove non ci sono, ma useremo quelle che ci sono per ricreare il motivo dove non ci sono, ma non è un problema, lo facciamo insieme. Quindi fatte le mie 3 catenelle e voltato il lavoro, vado a fare l'aumento, sempre nella primissima maglia. Dopodiché, vedete, a questo punto dobbiamo avere due maglie lavorate a dritto e una lavorata a rilievo. Ed infatti abbiamo l'aumento nella maglia successiva, una maglia alta, nella maglia dopo una maglia alta, dopodiché maglia a rilievo, di nuovo due maglie alte, una e due, di nuovo una a rilievo, quindi così fino ad arrivare al nostro angolo. Arrivati all'angolo, quindi andiamo a fare le nostre due maglie alte, vi troverete una maglia a rilievo, dopodiché altre due maglie alte dove faremo le due maglie alte in questo modo, una e due. Nell'angolo andiamo a fare sempre i nostri aumenti, quindi due maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte,
e due. In uscita dall'angolo, quindi 2 maglie alte, una e due, una a rilievo ex novo, perché ovviamente fa parte degli aumenti che avevamo prima. Quindi scendiamo lavorando come si presentano le maglie sottostanti, quindi 2 maglie alte, una maglia rilievo, 2 maglie alte, una rilievo. Quindi così fino ad arrivare al nostro angolino. Arrivati quindi all'angolino, vedete, ho fatto l'ultima maglia a rilievo, ora mi sono rimaste 3 maglie, una l'ho fatta a maglia alta normale, una la farò a maglia alta normale e sull'ultima ovviamente maglia alta normalissima più l'aumento. Ecco qui cosa avremo al termine di questo giro. Quindi questo era il quindicesimo giro. Ora andiamo al sedicesimo, che è l'ultimo della nostra ripetizione. Quindi facciamo le nostre 3 catenelle e ovviamente l'aumento sulla prima maglia. Dopodiché andiamo a lavorarle tutte a rilievo. Quindi tutte, tutte, tutte a rilievo. Andiamo avanti così fino all'angolo dove procederemo come fatto finora, però ve lo faccio vedere. Quindi nell'angolo, come sempre, entriamo e facciamo 2 maglie alte. Scusate, ho tirato un filo. Allora, 2 maglie alte, 3. Sono anche uscita 3 catenelle e 2 maglie alte. Dopodiché ricominciamo a fare le maglie a rilievo, quindi ogni maglia alta che vi si presenta sarà lavorata a rilievo, sia che sia una maglia a rilievo, sia che sia una maglia alta normalissima. Quindi andiamo avanti così fino a questo angolino dove, come avrete già capito, si lavoreranno tutte a rilievo tranne l'ultima che verrà lavorata come maglia alta normalissima più l'aumento. Ora vi faccio vedere lo scialle, ecco l'originale, così. Perché ora devo semplicemente spiegarvi che da questo giro in poi, quindi noi abbiamo lavorato, scusate lo giro, così ve lo faccio vedere giusto, noi siamo arrivati a questo giro qui. Quindi da questo in poi andremo a ripetere dal secondo giro tutte le ripetizioni fatte finora. Quindi nell'angolo, come sempre, entriamo e facciamo 2 maglie alte. Scusate, ho tirato un filo. Allora, 2 maglie alte, 3, sono anche uscita 3 catenelle e 2 maglie alte. Dopodiché ricominciamo a fare le maglie a rilievo, quindi ogni maglia alta che vi si presenta sarà lavorata a rilievo, sia che sia una maglia a rilievo, sia che sia una maglia alta normalissima. Quindi andiamo avanti così fino
fino a questo angolino dove, come avrete già capito, si lavoreranno tutte a rilievo tranne l'ultima, che verrà lavorata come maglia alta normalissima più l'aumento. Ora vi faccio vedere lo scialle, ecco l'originale, così, perché ora devo semplicemente spiegarvi che da questo giro in poi, quindi noi abbiamo lavorato, scusate lo giro, così ve lo faccio vedere giusto, noi siamo arrivati a questo giro qui, quindi da questo in poi andremo a ripetere dal secondo giro tutte le ripetizioni fatte finora, quindi dal giro 2 al giro 16 sarà quella la ripetizione per il numero di ripetizioni che volete fare. Io ne ho fatte, contando i punti completi, ne ho fatte 3 complete, quindi 3 ripetizioni complete. Mi sono fermata, vedete, io ho fatto anche un cambio colore alla fine, come bordatura non ho voluto fare niente di particolare, semplicemente mi sono fermata al giro di riempimento per il mio bordo e poi ovviamente ho fatto un giro a maglia bassa di nuovo col color blu per rifinire, però vedete, ho finito con come ultimo giro quello che io considero il giro di riempimento, quindi dopo la doppia maglia alta e la catenella noi andiamo a fare il giro di maglie alte a riempire gli archetti e io mi sono fermata lì. Ovviamente voi, a seconda, io l'ho tenuto a Bactus il mio scialle, di conseguenza ho fatto meno ripetizioni. Se voi invece volete farne di più, è a vostro gusto. Un'altra cosa che volevo dirvi era che potrebbe in alcuni giri, ma non è detto, perché ve lo faccio vedere sul chiaro, però sul nostro campione, perché sennò magari fate fatica a comprendere sullo scuro, in alcuni giri potreste finire sfalzando, diciamo, nel punto waffle. Potreste magari, in questo giro abbiamo finito con 2 maglie alte normali, in un altro giro potreste finire in altro modo. Non vi preoccupate, voi finite il punto waffle, fate l'aumento e nel giro successivo adattate il giro alla maglia che vi ritroverete sotto. Quindi non vi preoccupate, non deve essere un lavoro che per forza a tutti viene uguale. Può essere che qualcuno mangi una maglia, può essere che venga sfalzato, per qualsiasi motivo non andate nel panico, non è niente di particolare. Io per esempio all'inizio del mio scialle avevo deciso, ve lo faccio vedere, ecco questo sull'originale, vedete, di l'angolo a doppia maglia alta farlo così, in questo modo, poi non mi piaceva e ho deciso di farlo in quest'altro, vedete la differenza. Nel giro della doppia maglia alta rimaneva più aperto perché qua mi sembrava che esteticamente non fosse bellissimo, ma non cambia niente, l'importante è che il numero di punti sia lo stesso, quindi che voi decidiate di fare in un modo o in un altro potete tranquillamente fare delle modifiche, lo scialle viene lo stesso, l'importante è che vengano rispettati gli aumenti, quindi sempre un aumento sul laterale e 5 aumenti, anzi scusate, 2 aumenti, perché le catenelle sono le costanti, quelle sulle quali lavoriamo sempre sono le 2 maglie, quindi gli aumenti centrali e gli aumenti laterali. Per il resto, anche se sfalza qualche maglia, non vi preoccupate, l'importante è che esteticamente sia bellino. Quindi detto questo, io vi saluto, gli step sono finiti per l'evento
quando metterò fuori il tutorial, poi vi darò anche tutte le misure di quanto filato ho usato e quant'altro. Per ora mi fermo qui. Ciao ciao, buon lavoro!